Oggi ti faccio vedere un paio di esercizi con gli ostacoli. Allora, oggi ti faccio vedere 5 esercizi diversi. Cominciamo con il primo, che è abbastanza semplice se lo sai fare, se no cerca di impararlo. Dunque, te lo faccio prima vedere e poi dopo ti spiego come fare. Allora, quindi è questo, tac, 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 tac e via, ok? Cos'è importante qua? È importante che quando sali, sali dritto col ginocchio, il ginocchio sale dritto, così, tac, yeah? E quando tiri sul ginocchio, automaticamente anche il piede viene su, yeah? Non vogliamo le ballerine, no, vogliamo essere velocisti, quindi il piede va su, yeah? Perché deve essere pronto per spingere quando vai su. Quindi vai su, stai alto con i piedi, spingi in alto, guardi in avanti, schiena dritta e tac tac, tac. Quando sei qui, la testa deve essere sopra il piede. Vieni col piede e devi spingere, poi vieni con la gamba dietro, la porti in avanti bene fino a quando arriva qua davanti, tac. Quando è davanti la direzione è quella giusta, quindi devi andare verso di là, yeah? Dritto, verso il traguardo, allora vieni giù e spingi, yeah? Tac, 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 tac. Ok, te lo faccio vedere ancora una volta. Allora, sali, tac, 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 e vieni giù, ok? Ti faccio vedere tutte e sei. Allora, uno, due, e via. Tac, 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 tac. Vedi, quando sono qua avanti vado giù. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, ok? Molto bene. Secondo esercizio. Siamo al secondo. È più o meno come questo, ma è un po' più reattivo, un po' più elastico. Sempre spingere bene con i piedi, sempre stare alto. Ed è questo, papam, papà, ok? Quindi alzi bene, attacchi bene con la gamba, gamba viene su, il piede deve vedertelo qua davanti alla faccia, yeah? E riporti la gamba dietro, bene avanti, e poi vai giù, ok? Lo faccio vedere dall'altro lato, yeah? Vedi, quando sono giù, yeah? Vado giù con la gamba, spingi, le anche vanno, l'anca va verso in avanti, ok? Spingi anche con l'anca, è importante, quando se vuoi essere veloce di spingere con l'anca. Quando attacchi, quando vai veloce, quando corri, devi lavorare bene con l'anca. Quindi quando attacco col sinistro, l'anca va di sbilenco verso destra, yeah? E poi naturalmente quando scendi devi lavorare con l'anca per andare verso sinistra. Tac, yeah? Tac. Ok? Quindi se qua è forte, corri veloce, se qui è il tuo polino, è un po' debolino, lascia perdere. Anzi, forse è il caso che dai un po' da fare per rinforzare un po' i gruppi. Una cosa che vorrei dirti, la distanza tra gli ostacoli. Io uso 4 piedi perché sono bravo. Tu dipende, insomma, se sei già bravo, puoi iniziare con 3 piedi, 3,5 o anche 4. Se poi sei bravissimo, come sicuramente c'è molti anche più di me, puoi anche fare con 5 piedi, se sei l'info Cristi, questi sono per te nulla. Adesso ti faccio vedere l'esercizio numero 3, che appunto mi ha parlato di anche, e qui devi lavorare molto bene con l'anca, quindi è questo praticamente, sempre lo stesso principio, sempre stare alto con i piedi, lavorare bene molto con l'anca e stare alto, quindi devi spingere bene con i piedi. Saluto anche, hey, ciao. E quindi te le faccio vedere così praticamente, uno, yeah? Pa, 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 pa. Ok? Spingi con i piedi, porca vacca, te lo faccio vedere tutto, yeah? tutti e sei gli ostacoli, e attaccali gli ostacoli, devi essere cattivo. Ok? Lavora bene con le braccia e spingi con i piedi. Esercizio numero 4, quello che possiamo chiamare Pinocchio, che io adoro tra l'altro. Andiamo di là lateralmente, vai verso laterale, quindi vai con la gamba, con la prima gamba, con la gamba destra in questo caso, vai avanti, segui la gamba sinistra, e quello che è importante è che i due piedi devono essere paralleli quando atterrano, eh? Quindi pa pam pa pa, ok?
e stai sempre alto e spingi con i piedi. Quindi te lo faccio vedere, guardi in avanti, schiena dritta, se magari no, rifacciamo che è meglio, anche i professionisti a volte sbagliano, 1, 2, 3, ok? Bene, te li faccio vedere tutti e sei, sii cattivo, anche qua, stai alto, 1, 2, 3, e lavora anche bene con le braccia, eh? Ok? Molto bene. Ultimo esercizio, esercizio numero 5. Facciamo i jumps, che sono quasi come dei balzi rana, ma qui lavori con i piedi. Questi sono fondamentali per lavorare sull'elasticità e sulla reattività e imparare a usare bene i piedi, che è fondamentale se vuoi correre veloce. Una cosa, fai questi esercizi se sei a posto. Se hai problemi di ginocchio, schiena, lascia perdere, ok? Quindi se sei sano, falli, altrimenti parla almeno col tuo allenatore, ok? Quindi fai così, qua devi, boom, qua c'è il fuoco sui piedi, e la zuppera ce ne sono, attenzione, sono le uova, non devi rompere, quindi devi essere molto reattivo, se no si rompe. 1, 2, 3, pam, pam, ok? Reattivo. Devi sparare verso l'alto e essere molto reattivo con i piedi. Adesso prova a farlo tutti e sei. Ok, attenzione, 1, 2, 3, e via. Molto bene. Perfetto, direi che per oggi ne abbiamo abbastanza. E il mio invito è quello di venire a visitare la nostra pagina di atletica. E se vuoi anche intervenire sul nostro forum, facciamo anche due chiacchiere, che è www.web-atletica.it. E poi se vuoi possiamo parlarne, oppure puoi lasciare un commento qua sotto. Perfetto, ora vado a allenarmi un po', faccio un po' di training. Ti saluto, alla prossima, ciao 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 ciao!